Professor Veronelli, iniziamo parlando di questa giornata con la partita clou. Roma-Inter 2-1, una partita che a molti è proprio piaciuta. A me non è piaciuta, preferisco un calcio di tipo diverso, un calcio equilibrato, nel quale ci sia il rispetto della fase difensiva, che né da parte della Roma e soprattutto da parte dell'Inter non si è mai avuto. Proviamo a capire qualcosa riguardo a ciò che è successo nella partita Roma-Inter. La Roma ha giocato essenzialmente di rimessa, ho contato quasi una quindicina di contropiedi attuati dalla Roma nei confronti dell'Inter, con un Inter che, come De Boer ormai purtroppo ci mostra, è sempre più prolungata verso la difesa avversaria, ma non attua uno scaglionamento razionale nel momento in cui lancia il pressing molto alto. Quindi è una squadra lunga, larga, che viene rapidamente infilata dall'azione di rimessa dell'avversario. De Boer aveva migliorato la situazione generale della squadra nelle partite disputate contro la Juventus e contro l'Empoli. L'Inter aveva abbassato il possesso palla, lasciandolo in maggior misura ad Empoli e Juventus, aveva fatto densità difensiva in mezzo al campo, aveva giocato maggiormente in contropiede, cioè aveva giocato un calcio meno europeo, meno olandese e più italiano. Probabilmente De Boer ci ha ripensato e dal Bologna abbiamo rivisto la musica che già avevamo visto nelle prime quattro partite. Aggiungiamoci anche le due di Coppa UEFA. Qual è l'errore fondamentale? Prima di tutto non si sa bene che modulo impieghi a metà campo. Io l'ho definito 4-3-3 liquido, cioè un mediano in mezzo e due giocatori che in realtà sono due mezze punte, Banega e João Mario, che flottano per tutto il campo. Medel ha dei compiti di uno contro due o di uno contro tre, ad impossibilia, ma non solo. A Roma i due esterni tornavano pochissimo, quindi Medel e la difesa erano totalmente abbandonati a loro stessi. Hai voglia a pensare che Icardi abbia dei palloni? Icardi ha dei palloni se la squadra difende bene e riparte altrettanto bene. L'Inter è priva di compattezza, non è mai stretta, non è mai corta. Se qualcuno vuol vedere l'Inter, vede il campionato olandese. Giocano tutti così, con una differenza, che là puoi farlo perché l'avversario non ha paratie difensive. Gioca come te. Qui tutti hanno paratie difensive, dal Chievo all'ultima in classifica. Però la Roma è sembrato che avesse gli stessi problemi difensivi dell'Inter. Sì, la Roma ha dei problemi difensivi simili a quelli dell'Inter, ma meno gravi. Perché meno gravi? Perché comunque il centrocampo ha due mediani di interdizione. Ci sono due mediani di interdizione che sono anche due buoni giocatori con una certa qualità. Davanti a questi due mediani di interdizione c'è una squadra che, secondo me, rientra prima e meglio dell'Inter. Non è granché, ma è qualcosa in più. Difatti alla fine la Roma la partita l'ha vinta. Allora, ho letto oggi di una grande Inter, non so dove l'abbiano vista. Se l'Inter è grande, ancora più grande sarà la Roma, ma sono due squadre che, giocando così, più l'Inter che la Roma, non combineranno molto. Grande squadra è la Juventus, che può permettersi di giocare male, così come si dice, poi vedremo di capirci dentro meglio, e di vincere la partita.